Bentornati a Pillole 81, sono Matteo Massironi, psicologo RSVP, autore del libro Da formatori a formatori, le neuroscienze applicate alla sicurezza, e ho svolto più di 10.000 ore di lezione sulla sicurezza sul lavoro. Con queste pillole ti farò digerire la legge sulla sicurezza 81 del 2008. Con un po' di zucchero la pillola va giù. Oggi parleremo del medico competente o medico del lavoro. Andiamo a vedere insieme la definizione che troviamo all'articolo 2. L'articolo delle definizioni, alla lettera H. Medico competente, medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui è l'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'articolo 29,1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Quindi il medico competente chi è? È un medico con una specializzazione o in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Naturalmente ci sono le solite eccezioni che andremo a vedere nell'articolo 38. Viene sottolineato già qui in definizione che il medico competente non effettua solo la sorveglianza sanitaria, ma collabora alla valutazione dei rischi, come vedremo nell'articolo 25 e nell'articolo 29. Quindi, per riassumere quello che fa il medico competente, collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria. Bene, anche per questa pillola abbiamo finito. Ricordatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi e di commentare. Ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!